94 i casi di stalking, 139 maltrattamenti e ancora 3 omicidi. E sono dati che effettivamente destano allarme. Tutte queste denunce confluiscono nella procura che ora qui rappresento sul tavolo di 4 sostituti procuratori. Stalking, maltrattamenti, aumentano i casi, aumentano le denunce, ma l'organico della procura è sempre più risicato. 4 i magistrati deputati a questi reati su un territorio di oltre 800.000 abitanti, dove i femminicidi negli ultimi 3 anni sono stati 8. Numeri che allarmano, dice chiaramente il sostituto procuratore Mara De Donada al tavolo del convegno su coesione sociale, donne e legalità promosso dalla prefettura, con in prima fila il capo della polizia, Franco Gabrielli, che parla di misoginia ancora diffusa, di donne che non sostengono le donne, di uno scalino culturale ancora da superare e del fatto che bisogna fare di più anche come forze di polizia di fronte al coraggio di una donna che denuncia. Resta ancora da fare abbastanza, ma più che sull'aspetto penale, dove secondo me abbiamo raggiunto ormai una tutela soddisfacente, rimane ancora l'aspetto educativo. È difficile cambiare mentalità, una mentalità maschilista che si è sedimentata in migliaia di anni, cambiare nell'arco di una o due generazioni. L'imprenditoria al femminile è di contro incoraggiante, la Marca è la 22esima provincia d'Italia. Se io considero quella che è l'imprenditoria che c'è nel nostro territorio, è un'imprenditoria che penso abbia superato ormai abbondantemente questo concetto di uomo-donna, ma anzi si guardi veramente a dei ruoli in base a si pensa sia in grado di ricoprirli. Discriminazioni, abusi, violenze superabili lavorando sulla coesione sociale, dunque nella provincia che ha dato i natali a Tina Anselmi, presenti ai 300 le due sorelle, si è stilato un vademecum di intervento. Una rete, quella intessuta nella Marca, che Gabrielli ha elogiato come buona pratica da esportare. Il frutto di un lavoro tra istituzioni, servizi territoriali ed enti del privato sociale, pubblico e privato, che si uniscono insieme per un obiettivo importante, qual è quello di realizzare qualcosa di concreto per migliorare la capacità di risposta.